fare, ho cambiato idea, prima di fare la funzione facciamo questa integrale per farvi vedere come potreste fare l'integrale in maniera errata pur sembrando di aver fatto questa cosa. Allora, supponiamo di fare questa integrale qua, integrale tra 0 e 2 i arco tangente di x più 1 fratto x meno 1. Allora, allo studente disattento può sembrare un banale integrale del fatto. Infatti ci scrivo uguale e poi ci metto una bella x solo che non è uguale. Allora, se faccio, proviamo a fare l'integrale del fatto. Allora, qui viene x arco tangente di x più 1 fratto x più 1 valutato tra 0 e 2 meno integrale tra 0 e 2 x fratto, adesso che devo fare? O e 1 fratto 1 più x più 1 fratto x più 1 al quadrato. Allora x più 1 fratto x meno 1 è uguale a 1 più 2 fratto x meno 1. Io faccio sempre questo controllo perché adesso devo fare la derivata di questo, no? Allora, fare la derivata di questo come derivata di questo deve fare 0. Poi la derivata di 2 fratto x meno 1 è 2 fratto x meno 1 al quadrato. Sarebbe meno 2 fratto x meno 1 al quadrato. No, meno 2. Meno 2. Ok? Ok. Allora, qui mi viene... Vabbè, in 0 vale tutto 0, qui mi viene in 2... mi viene arco da, quindi mi viene 2 arco tangente di 3 a più integrale tra 0 e 2. Beh, qua mi viene, sopra mi viene 2x e sotto mi viene x meno 1 al quadrato più x più 1 al quadrato. Moltiplicando, mi viene x più 1 al quadrato più x meno 1 al quadrato. Ma x meno 1 al quadrato fa x quadro più 2x più 1, l'altro fa x quadro meno 2x più 1, quindi qua mi viene 2x quadro più 1. Quindi mi viene 2 arco tangente 3 più 1 mezzo logaritmo di x quadro più 1 valutato tra 0 e 2. Vabbè, diciamo più che semplificare, 1 mezzo lo portavo fuori, questo lo lasciavo perché la derivata di questo. Quindi 1 mezzo logaritmo di x quadro più 1. Quindi qua mi viene 2 arco tangente di 3 più 1 mezzo logaritmo. Ci siamo? Sembra un innocente integrale. Andiamo però a fare il grafico della funzione. Allora, in 0 la funzione vale arco tangente di 1 che vale pi greco 4. Sì, vediamo un po'. Ah,
Vabbè, già si poteva si potrebbe osservare che non va bene, ma comunque. Facciamo un attimo il grafico della funzione su tutto R. Quella funzione, il campo di esistenza della funzione qual è? No? L'asta è più. Quello è il problema. È x diverso da 1. Allora, quando x tende a meno infinito, l'argomento tende a 1 e il valore della funzione tende al tangente di 1, cioè pi greco quarto. E la stessa cosa per x che va più vicino. Quindi pi greco quarti è un asintoto orizzontale. In 0 la funzione pari al tangente di meno 1, cioè meno pi greco quarti. Quando x tende a 1 da sinistra, mettiamo qua il punto 1, l'argomento della funzione va a meno infinito, no? Se voi ci mettete 1 meno epsilon, qua viene 2 meno epsilon, qua viene meno epsilon, va a meno infinito. E quindi dal tangente di una cosa che va a meno infinito a quanto va? A meno pi greco mezzo. Quindi qui abbiamo meno pi greco mezzo. Come fa sta funzione? Fa così, diciamo, fa così, a meno 1 vale 0. Semplicemente è la stessa funzione a meno al cotangente. Se fate uno studio completo della funzione ci vedete un po' più tempo, vedete che la funzione meno al cotangente che è stata scesa di pi greco quarti, poi il pezzo che è sceso qua di sotto di meno pi greco mezzo è stato riportato su. Ora io ho detto questa funzione la voglio integrare fino a 2. Allora da un semplice esame visivo della funzione, secondo voi questa integrale qui, cioè quest'area puntata in senso algebrico, deve venire positivo o negativo? Negativo. Ah, e questo numero è positivo o negativo? Ah, e qual è il problema? Come si fa allora correttamente questa integrale? Vediamo chi mi sa dare la risposta. No, non è... In realtà non è affatto improprio, perché la funzione è continua e pure limitata, cioè è discontinua in un solo punto e è limitata. Da 0 a 1 e poi da 1 a 2. Devo farlo da 0 a 1 e da 1 a 2. Allora il problema sta qua. Io devo fare x al cotangente x al cotangente x più 1 fratto x meno 1 tra 2 e 1 da destra, poi più x al cotangente x, al cotangente di quella roba lì, x più 1 fratto x meno 1, tra 1 da sinistra e 0. Devo fare queste due differenze. Allora se andate a fare queste due differenze, qui vi viene a 1 da sinistra x fa 1, questo va più pi greco mezzi, quindi mi viene come prima 2 al cotangente di 3 meno pi greco mezzi, e qua mi viene però da sinistra, questo va meno pi greco mezzi, x fa sempre da 1, mi viene meno un'altra volta pi greco mezzi e poi l'altro pezzo di mezzo. Quindi sommando i due pi grechi mezzi ottengo un meno pi greco, il valore esatto togliamo il pezzo errato, sostituiamo col pezzo
quindi il valore esatto non è questo, ma è questo meno più. Più. Allora, vediamo se sì, perché aspettate un attimo, qua poi mi sono anche sbagliato su una cosa, che no, mi pare che il meno l'avevo contato in maniera corretta, no? Cioè qua c'era meno, però quando ho derivato c'era un altro meno che lo cancellava. Non è che mi piace tanto, perché secondo me questo numero viene sempre positivo, quindi qualche altra cosa abbiamo sbagliato, però questo è un errore di voi. Il meno pi greco che abbiamo sommato, se ci fate caso, è esattamente il salto di questa funzione, perché questa salta da meno 3 pi greco quarti, cioè scusate, da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi. Ah sì, perché ho sbagliato qua, no, qua ho sbagliato a fare il grafico. No, stavolta il risultato è giusto, è il grafico che era sbagliato. Questo è pi greco quarti, qua c'è pi greco mezzi, l'altro pezzo del grafico di funzione sta qua sopra, quindi l'integrale da calcolare è questo, che non è, diciamo, sicuramente positivo o negativo, però insomma sarà intorno a 0. E questo, se lo andate a calcolare, effettivamente è un numero vicino. Ok? Diciamo, sicuramente non avrete la sensazione di non averlo capito pienamente, però ve lo faccio capire ancora in un altro modo diverso. Perché questa funzione non va bene come primitiva? Perché devo fare questo e questo separatamente? Perché una primitiva non può essere discontinua. Cioè, la funzione integrale non è mai discontinua. E quindi tutte le altre primitive sono alterate dalla funzione integrale meno di una costante, non possono essere discontinue. Voi, se trattate questa come una primitiva, vi trovate con una primitiva che fa un salto, e non è possibile. La funzione integrale può fare un salto, ma la primitiva no. Non so se è chiaro. Tutta più qua è un punto angoloso, che significa che la derivata salta. Cioè la funzione integranda c'è un salto, ma non è mai discontinua, perché la funzione, quando tu hai, supponi di avere una funzione integranda che fa così, come fa la funzione integrale? La funzione integrale qua vale 0, qua arriva un certo integrale che sarebbe il valore di quest'area, e poi rimane costante. Cioè vedete, anche dove questa c'è i salti, questa qua c'è il punto angoloso, non ha mai, non è mai discontinuo, anzi quelle funzioni si chiamano assolutamente continue, ma questo è un altro discorso. Comunque sono continue, quindi questa funzione qua non può mai essere la primitiva di una funzione. Il punto è che se integri per parti, cosa vuole la sfortuna? Vuole che la derivata della tua funzione qua a sinistra è uguale alla derivata a destra, quindi c'è un salto nel valore della funzione, ma non c'è un salto nella derivata. Quindi tu, quando vai a derivare per parti, in questo integrale qua ti viene tutto normale, non ti viene nessun segno di allerta, per cui torni indietro e capisci. Se questa qua fosse stata così, allora l'integrale era giusto. Diciamo, quel pezzo lì sarebbe venuto uguale, però
così non è, questa funzione ha una discontinuità e quindi di questa discontinuità si deve tenere conto. Allora, quando c'è perché abbiamo fatto l'integrale per parti, quindi questa funzione la dovevamo derivare. Allora, significava semplicemente che l'integrale per parti dovevamo spezzare in due pezzi, uno da 0 fino a 1 e l'altro da 1 a 2. Quando andavamo a fare i due pezzi, la valutazione in uno qua la facevamo da destra e qua la facevamo da sinistra e venivano due valori diversi, e questo mi introduceva una differenza rispetto all'integrale che abbiamo calcolato prima e meno. Quindi nel fare l'integrale in quell'altro modo io avevo calcolato π greco 2. Chiaro? Poi se siete convinti fino a un certo punto di fare questi esercizi a casa, fatelo con un calcolatore. Diciamo, fatevi fare il grafico della funzione con un calcolatore e lo riuscite a capire. Bene, andiamo a fare studio di funzione, o almeno iniziamo. Oh, questa cosa è venuta in maniera del tutto naturale, cioè nel senso che io ho dato un integrale del genere in compito. Non l'ho dato apposta, non è che l'ho dato apposta per far vedere questo, però quando sono andato a calcolare mi sono accorto che c'è un problema. E quindi diciamo, vabbè, qualche cosina ho dato al. Che poi molti l'avevano fatto, a parte quello del discorso, l'avevano fatto, il resto dei conti l'avevano fatto correttamente, quindi gli veniva l'integrale e sbagliava il fine. Però vedete, se tu confronti con l'esempio con la definizione, io ho detto, perciò è importante la definizione, perché se tu vai a fare il grafico di funzione ti accorgi macroscopicamente che c'è qualcosa che non manca. L'integrale là è sbagliato di π greco. Il π greco ha come somma, cioè ti viene un π greco in più. Ti verrà, che ne so, 4 invece di 1. È evidente che non si trova. Allora tu torni indietro, dici perché non si trova? Anche dire forse non si trova, o segnala, o dei dubbi, è sempre meglio che niente. Andiamo a fare la nostra funzione. Il livello degli integrali per me è questo. Il livello degli integrali. Beh, se fosse questo non è che lo distrutto, no? Il margine dell'errore. Il piccolo errore è c'è una discontinuità. No, non è un piccolo errore, però è grosso. Il grosso però sono i tre quarti dell'integrale. E conta quello mio. Di x quadro più 1 fratto valore assoluto di x. Allora, notiamo che f di meno x è uguale a meno x per tangente iperbolica, meno x al quadrato fa x quadro più 1, valore assoluto di meno x fa valore assoluto. Viene meno, come si chiama questa funzione? Dispari. F di meno x è uguale a meno f di x.
quindi si può studiare la nostra funzione f di x uguale x tangente iperbolica di x quadro più 1 fratto x. È simmetrico rispetto all'origine per x maggiore 1. Allora, f di 0, cioè f di x uguale a 0, se e solo se x uguale a 0. Cosa annulla questo? Si annulla questo. Ma la tangente iperbolica, come è fatta il grafico della tangente iperbolica? Ricordate? Tangente iperbolica di t uguale e alla t meno e alla meno t fratto e alla t più e alla meno t. Il grafico viene così, è positivo sui positivi. Allora, se x è positivo, questo è positivo, la tangente iperbolica è positiva, questo è positivo e non sa nulla. Se x è uguale a 0, ovviamente. Ok? Quindi questa funzione sa nulla solo in sé. Poi la tangente iperbolica nel nostro caso è sempre compresa tra 0 e 1, quindi la nostra funzione è compresa tra 0 e x, quindi questa qui è compresa tra x. No? Se x maggiore o uguale a 0, la tangente iperbolica è compresa da 0 e 1, siamo tutta roba positiva. Poi andiamo a vedere se questa funzione ha asintoti. Il campo di esistenza della funzione non l'ho fatto, ma è il campo di esistenza è tutto R. A 0 infinito non ci sono problemi, e no, perché il valore assoluto di x più 1, quello è x più 1, x maggiore o uguale a 0, quindi quella funzione è definita per x maggiore o uguale a 0, è la f che è definita, f in campo di esistenza, quella lì è f ristretta ai positivi, quella là è chiaro che non è definita in meno 1, ma meno 1 non è quella, è questa qua. Allora vediamo un po' se ha, quindi non può avere asintoti verticali, può avere, allora per x che tende a più infinito che succede? Va a più infinito perché questo pezzo va a 1, questo va a infinito, la gente di una cosa, il riparto di una cosa che va a infinito va a 1, per x va a infinito. Adesso dividiamo per x, quindi facciamo il limite per x che tende a più infinito di f di x su x. Quando va? Infinito. 1. Se divido per x rimane questo, questo va infinito, la gente per poi va a infinito, va 1. Va 1 da dove? L'argomento non è infinito, questo va a 1, ci arriva da sotto. Da sotto fai semini, significa per la precisione, se facciamo il limite per x che tende a più infinito di f di x meno x, questo viene limite per x che tende a più infinito x che moltiplica la nostra tangente iperbolica di x quadro più 1 fratto x più 1 meno 1. Ecco, vorrei sapere, allora questo va a 0 da sinistra, perché questo andava a 1 da sinistra, questo va a 0 da sinistra e questo va a più infinito, quindi si tratta di una forma indeterminata.
determinato. Quanto fa questo limite? Quadro più 1 fratto x più 1, se siamo x grandi, è sicuramente minore di x ed è sicuramente maggiore di x meno 1. Se fate il prodotto x più 1 per x meno 1 fa x quadro meno 1, che è x più 1 per x fa x quadro più x, che è maggiore di questo, almeno se x è maggiore di questo. Quindi siccome la tangente iperbolica è crescente, tangente iperbolica di questo è minore o uguale alla tangente iperbolica di questo, che è minore o uguale alla tangente iperbolica di x. Poi ci tolgo 1, meno 1, meno 1, meno 1, che però era minore di 0. Ok? Quindi quando passo ai reciproci, perché voglio roba positiva, trovo che la mia 1 meno la mia tangente iperbolica, tutta quella roba là, x quadro più 1 fratto x più 1, è compreso tra 0 e 1 meno la tangente iperbolica di x meno 1. Ma quanto fa la tangente iperbolica? Qua questa era f di x, allora mettiamoci, se invece di mettere f di x metto f di x più 1, qua mi verrà la tangente iperbolica di x. È chiaro che è una traslazione, no? Adesso quanto vale questa roba qui? E alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Fate la somma, viene 2 e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Quando x tende a più infinito, non solo tende a 0, ma tende a 0, questo è circa 2 per e alla meno 2x. Qua sotto conta e alla x, sopra conta e alla meno x. Quindi questo tende a 0 come un esponenziale nega. E allora se lo moltiplico per una x davanti, che fa? Continua a stravendere a 0. Quindi il limite per x che tende a più infinito di f di x meno x è uguale a 0 meno. Meno perché erano tutti i numeri di nega. Che vuol dire? Vuol dire che il grafico della mia funzione in 0 vale 0. Poi se questa è la retta x, il grafico della mia funzione per x un po' grande sta appoggiando su x, cioè ha l'asintodo obliquo, e quell'asintodo obliquo ci si appoggia da sotto. Questo abbiamo stabilito senza fare neanche mezza derivata. Adesso andiamo a fare la derivata. Ricordo che sui positivi la mia funzione la posso scrivere senza valore assoluto. Adesso quindi andiamo a fare la derivata. Prima di fare la derivata, già era venuto fuori questo problema, ma lo ribadisco. Ah, scusate,
cancellato una cosa che non mi serviva. Allora, vi ricordo che x quadro più 1 fratto x più 1 è uguale a x meno 1 più 2 volte più 2 fratto x più 1. Fate il prodotto qua, che è x quadro meno 1 più 2 fa x quadro più 1. Ok? Questo è un motivo che scopriremo utile tra un secondo. F' di x la devo fare la derivata in prodotto, quindi derivo la x e mi viene tangente iperbolica di x quadro più 1 fratto x più 1, poi più x, la derivata della tangente iperbolica è 1 fratto cosine iperbolica quadrata. Quindi qua ho 1 fratto cosine iperbolico al quadrato di x quadro più 1 fratto x più 1 per la derivata dell'argomento. Ma la derivata dell'argomento è 1 meno 2 fratto x. La derivata di questo fa 1, poi la derivata di questo fa meno 2 fratto x più 1. Quindi questa derivata non è che mi piaccia più di tanto. Però non è neanche così brutta. Quale motivo? Io devo stabilire. Allora, cominciamo a fare la derivata prima in 0. Però vi ricordo che io ci sto avvicinando di 0 da destra, quindi questa è la derivata da destra. Se faccio la derivata prima in 0 da destra, cosa mi viene? No, non mi viene. Tangente iperbolica di questo mi viene 0. Quindi questo pezzo viene 0. Mi viene tangente iperbolica. Tangente iperbolica di 1 è minore di 1, Quindi questa parte con una derivata un po' più piccola di 1. Ok. Ora, addirittura in 0 è 0 questo. Vediamo un po'. Questo addirittura è negativo, quindi se mi sposto da 0 rispetto a questa derivata qua, questo contributo è leggermente mega. Allora, metteteci epsilon, questo viene epsilon, questo viene cosine h quadro di 1 che fa quello che fa, però fa un numero positivo, anche se più grande di un, fai e alla 1 più e alla meno 1 mezzi al quadrato, quindi fa il 4 più o meno. Comunque, quindi questo qua sarà un numero minore di un mezzo. E poi ho questo pezzetto qua, quant'è? È 1 meno 2, se qua ci metto epsilon, 1 più epsilon al quadrato, 2 fratto 1 più epsilon al quadrato è 5 meno 2, quindi viene una correzione negativa. Però questa correzione negativa sparisce presto, perché quando qua arrivo radice di 2 meno 1 più 1 diventa radice di 2 al quadrato fa 2, 1 meno 1 fa 0, la correzione diventa positiva. Ma questo pure cresce, però questo qua cresce talmente velocemente. Questa correzione prima è leggermente negativa, poi è leggermente positiva, ma comunque è sempre piccola. Questa invece
inizia a tangente iperbolica di 1, ripeto, tangente iperbolica di 1 è e alla 1 meno e alla meno 1 fratto e alla 1 più e alla meno 1. Ok? E questo numero è già abbastanza vicino a 1. Ok? Quindi in realtà, allora, in realtà questa correzione qui non ce la fa mai a compensare questa. Non ce la fa mai a compensare questa. Allora, come si fa a dimostrare che non ce la fa a compensare? Allora, tra 0 e 1, questa è, questo pezzo è maggiore o uguale di tangente iperbolica. Beh no, di 1 no, perché questo tra 0 e 1 x quadro è meno di questo. Però diciamo è maggiore o uguale, la situazione peggiore ce l'avete, il rapporto è penso un mezzo, è maggiore o uguale di tangente iperbolica, diciamo. Cominciamo a scrivere x compreso tra 0 e 1. Allora, se x compreso tra 0 e 1, questo è sicuramente maggiore o uguale della tangente iperbolica di un mezzo. Questo pezzo è, diciamo, il valore assoluto di questo pezzo è minore o uguale, togliamo questo uguale a questo, andiamo a vedere i due pezzi separatamente. Questo è minore o uguale, questo è minore o uguale di 1, questo è minore o uguale di 1 fratto cosen h quadro di 1, perché beh, neanche questo è vero, però tra, qua ci devo mettere cosen h quadro di 1/2, meno di 1/2, questo è un buon valore, questo è più piccolo di 1, tra 0 e 1 questo è più piccolo di 1, perché in 0 vale meno 1, in 1 vale 1/2 e 1/2 ha solo valore intermedio, quindi quando passa al valore assoluto è compreso tra 0 e 1. Se lo fate con la calcolatrice, questo diciamo dovrebbe essere più grande di quello, quindi la somma comunque dovrebbe essere, anche se là ci mettete il segno meno, la somma dovrebbe essere così. Se andate oltre 1, se andate oltre 1 le cose migliorano, perché a 1 questa vale tangente iperbolica di 1 e poi questo è maggiore o uguale di questo, da 1 in poi questa correzione è positiva, quindi non si annullano più, quindi la derivata prima è sempre positiva, il che significa che la nostra funzione sale sempre. Dal punto di vista, adesso voglio sapere il grafico da questa parte. Allora, la funzione è dispari, quindi fa così. Voglio sapere, ci sono discontinuità nella derivata prima? In 0, da destra faceva tangente iperbolica di 1, la derivata a destra. Beh, come la fate adesso? 0 da sinistra, ma in realtà non ci sono i, per quale motivo? Se la funzione è dispari, se io faccio il limite per x che tende a 0 da sinistra di f di f tende a 0 da destra, di f di meno x meno f di 0 fratto x meno 0,
fare il limite per x che tende, per meno x che tende a sinistra è la stessa cosa che fare questo limite. La derivata a sinistra è questa qua. Beh, allora questo è uguale. Allora, se vi ricordate, questo faceva 0, l'avevamo verificato. Quindi il limite per x che tende a 0 da destra, qua mi viene meno f di x fratto meno x, che è uguale alla derivata prima. Perché qua posso scrivere meno f di 0 x meno 0. Il rapporto incrementale anche da destra. Quindi nonostante ci fosse presente questo valore assoluto, la derivata prima non presenta alcuna discontinuità. La derivata seconda invece sì. Cioè questo valore assoluto deve far uscire qualche discontinuità da qualche parte. In questo caso lo fa uscire sulla derivata seconda. Allora, se mi ridettate un attimo qual era la derivata prima della funzione? Allora era per x maggiore o uguale a 0 era tangente iperbolica x quadro più 1 fratto x più 1 più x lo quadro cosine h quadro x quadro più 1 fratto x più 1 per 1 meno 2 fratto x più 1, giusto? Sì. Adesso qui dobbiamo fare la derivata di questo. Allora, cominciamo a fare la derivata di questo, l'avevo fatta prima, era questa. Quindi qua mi viene 1 fratto cosine h quadro di x più x quadro più 1 fratto x più 1 e 1 meno 2 x più 1 quadro per x più 1. Quando arrivo a questo, no? Lo metto insieme, no, per 1, per 2, scusate, per 2, cioè sarebbe un pezzo mi viene, quindi la derivata seconda di x uguale. Questi due pezzi da dove vengono? Uno viene dalla derivata di questo e l'altro viene dalla derivata della x. Poi ci sono altri pezzi più. Adesso questo è un prodotto di tre pezzi, quindi devo fare questo per la, diciamo, questo non derivato, la derivata di questo per questo non derivato, adesso devo fare la derivata di questo per questo. Quindi qua mi viene x. La derivata di questo come si fa? Prima faccio la derivata della parentesi destra, quindi mi viene 4 fratto x più 1 cubo per 1 fratto cosine h quadro x quadro più 1 fratto x più 1 più adesso devo derivare questo, quindi mi viene meno 2 fratto cosine h cubo x quadro più 1 fratto x più 1 per la derivata di cosine iperbolico è sine iperbolico, sine iperbolico di x quadro più 1 fratto x più 1 per la derivata dell'argomento, la derivata dell'argomento è 1 meno 2 fratto x più 1 quadro. Oh, lo studio di questa roba qui è obiettivamente un po' fuori portata per quello che vi riguarda. Quindi non, diciamo, il discorso di farla la derivata seconda ci può stare, nel senso che uno fa vedere che lo sa fare. Il discorso di studiarla qua è obiettivamente difficile. L'unica cosa che si può fare, la derivata di una funzione dispari è una funzione pari. Allora, la funzione pari stavolta, se in 0 ha una derivata positiva, in 0 dall'altra parte è la derivata negativa, quindi c'è un punto angoloso. Allora, cominciamo a vedere questa funzione in 0 a quanto va. Allora in 0 tutta questa roba qui vale meno 1, questo vale
2 fratto coseno iperbolico quadro di 1, quindi in 0 questo pezzo qui è negativo, tutto invece questo pezzo qui vale 0, quindi la derivata seconda in 0 qui è negativa ed dall'altra parte deve essere così. Infatti in 0 anche visivamente abbiamo capito che qua c'era un flesso a tangente obliquo, non a tangente orizzontale, questo passava da commessa a, cioè più che un flesso, no, perché la derivata seconda qua non è 0, non esiste, cioè qua la funzione è flesso nel senso della, diciamo, della definizione che abbiamo dato noi all'epoca, cioè qua la funzione è commessa, qua la funzione è congrua, effettivamente. Poi dall'altra parte invece, quando x va infinito, diciamo qui dovete avere due punti di flesso per forza, perché per quale motivo? Se la funzione continuasse a essere congrua non tornerebbe su questa sinusoide orizzontale. Da questa parte la funzione si può vedere che è un'altra volta congrua, perché vediamo un po', quando x diventa grande, quando x diventa grande bisogna capire chi conta di più tra questo e questo. Adesso il pezzo che conta di più è questo qua. Vediamo un po', è questo qua, perché questo qua? Allora, questo non è così facile da vedere, ricordatevi che sostanzialmente questi numeri qua sono circa x, quindi qua là stiamo parlando di seno iperbolico, coseno iperbolico di x, sono quantità molto grandi. Seno iperbolico di x è circa alla x, coseno iperbolico di x è circa alla x mezzi, ok, ma insomma è un esponenziale, quindi qua di esponenziale ce ne avete sotto 2, cioè un quadrato, qua pure ce ne avete sotto un quadrato e qua pure ce ne avete sotto un quadrato, perché per x molto grande seno iperbolico e coseno iperbolico più o meno sono la stessa. A quel punto in qualche modo contano i pezzi davanti. Allora, questo pezzo davanti qua si comporta per x che va e diventa molto grande, questo si comporta come 2, perché questo qui avete invece questo pezzo che si, qua c'è una x, qua c'è fratto x cubo, quindi questo va a 0, il pezzo davanti. Qui invece il pezzo davanti, questo si comporta come 1, questo si comporta come meno 2 per x, quindi a meno 2x è molto più grande, cioè a parità, atteso il fatto che questo qua, questo rapporto qua non è molto diverso da 1 fratto coseno iperbolico al quadrato, il fattore che c'è davanti è molto più grande, 1 è meno 2x, quello negativo, e l'altro è 2, quello positivo. Quindi alla fine, facendo gli opportuni conti, si può vedere che questa derivata seconda è leggermente negativa. Dice, ma come è leggermente negativa? La denominatore c'è meno 2x. Eh sì, però la denominatore tengo è alla 2x. Quindi per quanto sembri grande il numeratore, allora, quindi questa è di nuovo negativa. Viceversa, per esempio, vediamo nel punto, mettiamo che sia, dove si annulla questo pezzo qua, no? Dove si annulla il pezzo con, se si annulla questo pezzo qua, allora questo vale 0, ci sarà un punto x, radice di 2 meno 1, dove tutta questa parentesi tonda si annulla. Allora questo pezzo vale 0 della derivata seconda, questo pezzo della derivata seconda pure vale 0, e allora rimane solo questo pezzo.
Ma come vedete, questo pezzo è fatto solo da termini così positivi. Allora abbiamo stabilito che ci sono tre punti. Vicino a 0 la derivata seconda è negativa. Vicino, diciamo, quando vado infinito la derivata seconda è negativa un'altra volta. E in mezzo c'è, cioè, almeno un punto in cui la derivata seconda è così positiva. Allora, siccome quella funzione è una funzione sicuramente continua, questa funzione è passata da concava a convessa e poi un'altra volta. Quindi non fa altro che fare questo tipo di grafico. Cosa che non è molto evidente se andate a fare il grafico è che in zero la derivata seconda ha un punto angoloso. Passa da, diciamo, nel punto 0 la derivata seconda a sinistra è positiva e a destra è negativa, il limite da sinistra è negativo, insomma sono opposte, abbiamo pure fatto così. Quindi se adesso andate a fare il grafico con qualunque programma che faccia grafici di funzioni di questa funzione, otterrete sto grafico qua. Però diciamo, non è che parte delle cose che abbiamo detto non sono assolutamente evidenti. Va bene? Questo era uno studio di funzione un po' sopra media. Va bene? Ok. Posto.